L'accordo che è stato firmato tra la Regione Piemonte e la Tavola Valdese prevede una forma di collaborazione per tutta l'attività che ha a che fare con il sistema archivistico, bibliotecario e del patrimonio storico-culturale delle valli valdesi e del Piemonte in generale. Si tratta di un accordo che prevede una serie di attività che si inseriscono anche nella progettualità che in questi anni la Tavola Valdese sta portando avanti sul tema del patrimonio culturale, e però non costituisce una totale novità da un punto di vista dell'interesse regionale per l'attività che riguarda il patrimonio culturale delle chiese metodiste valdesi, nel senso che forme di collaborazione con la regione sono qualcosa che fa parte un po' di un percorso condiviso. Quello che cambia in questa occasione è che si tratta un po' di un accordo sistemico, cioè che si va a intervenire su tutta una serie di attività e quindi non su degli interventi più mirati, più a spot. Questo accordo con la Regione sancisce anche il riconoscimento del patrimonio culturale valdese metodista come patrimonio di una collettività. Da questo punto di vista la nostra attività sarà proprio quella di valorizzare attraverso il nostro portale dedicato al catalogo del patrimonio culturale tutte queste informazioni, tutte le attività che noi faremo, cercheremo anche di raccontarle, quindi anche di creare dei nuovi percorsi di lettura in cui le comunità stesse possano raccontare qualche cosa della loro storia. Una componente significativa sarà proprio quella di andare a conoscere meglio, scoprire un po' di più qual è il patrimonio culturale di queste chiese, non solo gli edifici, i templi che sono anche più noti, ma anche tutto quello che fa parte della vita delle comunità, quindi quello che c'è dentro gli edifici di culto, quello che viene utilizzato costantemente anche dalle comunità. Nel quadro di questo accordo tra la Regione e la Tavola Valdese vi sono tutta una serie di progettualità legate a quello che è stato proprio definito anche nell'accordo il sistema archivistico, bibliotecario e museale valdese. Interventi di schedatura, di riordino degli archivi, una parte di attività per la schedatura, la catalogazione di un fondo di Bibbie molto importante che c'è presso la Biblioteca Valdese della Fondazione Centro Culturale Valdese, di riqualificazione delle facciate dell'ex convitto di Pomaretto e anche la catalogazione di una biblioteca un po' particolare che c'è alla Scuola Latina di Pomaretto, che è la Biblioteca del Patois. Interventi che riguarderanno il patrimonio fotografico legato sia agli archivi che alla vita delle comunità. Per quanto riguarda il patrimonio delle comunità, oltre a tutta l'attività di descrizione e catalogazione proprio di questo patrimonio culturale, la volontà è quella di raccogliere poi tutto questo materiale per non solo renderlo disponibile sul nostro sito attraverso appunto il sito dedicato al catalogo, ma anche attraverso la realizzazione di una serie di cartelloni, materiali illustrativi che proprio in loco possano riprendere gli elementi di quello che fa parte di quel luogo e soprattutto della vita delle comunità. Cioè noi vorremmo anche lavorare un po' sulla storia proprio delle comunità e delle persone. Diciamo, sono dei progetti che sono molto interrelati fra di loro e speriamo proprio che possa emergere anche questa interconnessione molto forte.